nuova, raddoppiando i numeri, abbiamo fatto crescere la testa del cinema. Abbiamo portato da gennaio a Roma, in prima europea nuovamente, la mostra evento su Pink Floyd, presentata con Nick Mason e probabilmente inaugurata, no, da entrambi a gennaio, e chissà che da questo non nasca qualche sorpresa dopo. No, registriamo Bob Dylan, no, nel programma di musica per Roma. Fra qualche giorno racconteremo il nostro Capodanno, che è fatto a modo nostro, ma è un grande evento. Insomma, i grandi eventi ci sono e si appoggiano su due fatti. Uno è che abbiamo lavorato per dare struttura all'arrivo dei grandi eventi. Due, che facendo questo lavoro la città ha acquisito, la città e il suo governo, no? Che è stato visto ovviamente con incertezza da operatori che non conoscevano questo governo, ha acquisito credibilità nei confronti di attori italiani e internazionali. E che ovviamente prendono rischi imprenditoriali importanti facendo queste operazioni. E devo dire, tutto sommato, con qualche anche soddisfazione personale, vedo che gli imprenditori che incontrammo quando eravamo giovani facendo insieme sono, no, cresciuti e diventati tra i più importanti imprenditori musicali del paese. Sono qui e lavorano, no, per se stessi, per le sue imprese, per la città, che sta riconquistando la sua giusta posizione internazionale. Ultimo elemento, le mura di Lucca, no, e il Circo Massimo a Roma. Noi abbiamo un posto straordinario che spesso però è stato, diciamo, quasi utilizzato come un luogo neutrale, cioè si fa l'evento e non si vede, no, la bellezza che c'è intorno. Quindi stiamo lavorando anche con la CEI in modo tale che ci sia la possibilità di vedere sempre quello che c'è intorno quando ci si fa i grandi eventi, e quindi ci sia un elemento di forte, no, qualificazione dell'evento stesso che deriva dal posto magico in cui si svolge. E questo significa anche usare il Circo Massimo come grano salis, quindi scegliere da parte nostra, nel momento in cui cominciano ad arrivarci, no, proposte, scegliere quelle per, no, le valutazioni che facciamo insieme, no? Cioè, nel 2018 noi abbiamo, penso, saturato la capacità di accogliere l'evento del Circo Massimo, perché va anche protetta la forza dell'immagine del Circo Massimo. Se la si usa troppo, poi, no, la si perde. Non c'è solo un problema di tutela del luogo che va tutelato, ma anche di valore del brand. Oggi tutto questo è rappresentato dall'annuncio del concerto di Roger Waters. Grazie a voi che ci avete lavorato. Grazie. Ci sono